Se faccio canestro, Totem vince il mondiale. No, almeno. Allora, oggi vi illustriamo la colazione. Prima di tutto, per dove? Dove siamo? Allora, dove dobbiamo andare? Oggi andiamo a un evento incredibile. Milan Games Week. Sentiamo lui. No, però ce l'ho in camera da 10 ore più o meno. Allora, torniamo un attimo. Replay Exchange, mi sono sbagliato. Allora, possiamo vedere una colazione da deboli. Ok. Vabbè, hai mangiato già una brioche, quindi sembra. Però gli ho dato la creatina stamattina, quindi oggi comunque avrà un aumento di performance e una colazione. Aspetta. ma quella è la giovinezza. Cosa ne pensi, Ferre, di... Sei innamorata di Ferre. Allora, guarda come la fissa. Posso dire di aver trovato una persona che, o quando si dice non hai le mani, adesso oggettivamente sarebbe un bot. Carbo, cosa gli chiederesti a... Cosa gli chiederei? Io ho visto che è molto suscettibile, permalosa, parecchio. Quindi meglio non farsi sentire, io non me la rischierei sinceramente. Amega, Wi-Fi è una faccia gioiosa. È la prima volta che mi capita di flirtare con un robot, quindi cercherò di fare del mio meglio, però non è, sono un po' a disagio. Dimmi cosa vedi. Con degli occhiali che tiene un telefono, probabilmente per scattare una foto. C'è anche altra gente intorno. Shocking, non è vero? Dimmi tutto quello che sai su Brawl Stars. Un gioco di combattimento multiplayer online in cui i giocatori possono scegliere tra una varietà di personaggi, noti come Brawlers. Ognuno con abilità e stili di gioco unici. Ameka, chi ha vinto il mondiale di Brawl Stars nel 2020? La squadra che ha vinto il Brawl Stars World Finals 2020 è stata PSG Esports. Stai vincendo, Fede. Ma in che modalità sta giocando, ragazzi? Terribile. Showdown. È brutta. La più criticata. Cosa ne pensi, Vlad, di... Pensavo ci fosse uno a comandarlo, invece stava facendo il video. Ma chi la comanda? Oh. Cosa ne pensi di questo cucciolotto robotico? Allora, io non ho un cane perché non posso portarlo a fare la pipì, perché questo vorrebbe dire fare cardio, no? Questo cane in effetti potrebbe andare bene per le mie esigenze, quindi penso che ne acquisterò un modello. Però devi comandarlo tu poi. Devo comandarlo io? Vabbè, ma io sarebbe dovuto comandare. Ti piace questo cucciolo di cane? Quasi quasi me lo porto a casa. Il nostro. Sì. Ultima pallina. Carbo prova il soffio. Chi mette questa vince tutto. Tante palline, tante palline. Incredibile. Stai giocando bene, Carbo? Più o meno, dai. Scuola Ferre, guarda, mamma mia. Cosa ne pensi dei tuoi compagni, Ferre? Ho creato un trio incredibile. Sono un coach mancato, ragazzi. Cioè, loro non hanno mai giocato per lo Stars e stanno facendo... Stanno sorprendendo le folle, stupiscono le folle. Fede, come ti trovi con Brock? Carbo, a cosa è dovuto questa sconfitta? Ma perché innanzitutto bisogna capire le tattiche di Ferre, poi una volta assimilate arrivano le vittorie. Cos'è che fate oggi, Carbo, ripeti? Oggi lavoriamo, oggi siamo venuti qua solo per lavorare, non per giocare a Brawl. Però nella pausa pranzo scaliamo le coppe, però Fede, mi prendi nel team di Brawl? No. Quanto devo lavorare per... Sei troppo vecchio. Troppo vecchio. Sapevo, sarebbe arrivato il mio momento. Annuncio il mio ritiro. Stavo guardando un video che adesso va particolarmente... Stavo studiando un trend. Oggi è una giornata molto importante. Oggi l'obiettivo è quello di riuscire a fare almeno una win con Federica e Carbuatore su Brawl Stars. Una. Ieri non siamo riusciti, ma oggi sì. E un attimo che vorrei commento, di chi è questo? Possibile. Di chi è la cosa? Allora no. Documentiamo la mattinata di Ferre. Io sono purtroppo sono capitato in camera con Ferre. Allora ieri mattina morto. Stamattina alle... Secondo me non erano manco le 6. Sei stato in bagno fino alle 7 e poi sei sceso a far colazione. Non so che cazzo è
Ieri mi sono addormentato. Questo qua in bagno 2 ore a guardavi una serie TV per forza, perché non è possibile stare in bagno 2 ore. 2 ore stato in bagno, te lo giuro. A un certo punto ho detto vabbè, non lo aspetto più, io volevo parlare con il mio compagno di squadra, mi sono addormentato, non ce la facevo più. Alle 5 stamattina valigie, rumore, lui che apre le tende, a un certo punto lo guardo, ma che cazzo fai, sono le 6? Tu cosa ne pensi? Alle 5 di mattina non si fa. Sei in grado. Ieri sono andato a far colazione, che sono state le 7:15, quindi altro che essere stato in camera. Ragazzi, oggi è il secondo giorno di exchange, per fortuna non piove e faremo tantissime attività con i miei compagni. Io mi trovo a sfidare lui a FIFA e lui a basket. Batterò facilmente entrambi, non vi preoccupate. Scopriremo presto. Tu? Io ho parlato cuffie. Ieri, oggi non parlo più. Io non vedo l'ora di mangiare e provare le altre attività. Il basket giornata. No. No, basket, perché come mai no. Con queste scarpe non te la senti? Non sono in tenuta da basket oggi. Cioè, ma caspita, la pioggia ha fatto arrugginire tutto lì. Guarda che disastro. Ma tu mi hai detto che non dovevi. Disastro, eh. Non ce la farò mai. Quello per TikTok era una bomba. Hi guys, I'm LeBron Peratore 76 and today we do canestro. Io sono il brawler che è stato piccato in basket brawl. Non sono molto meta in questo momento. Okay, non lo so. Hello guys, I'm Michael Jordan from Benevento. Quasi, però lui quasi. Ti avvicino un po', Federica. È uno. King, 0 su 3 adesso, senza neanche guardare. Oh. Io invece non senza guardare, ma senza tirare. Visto? Non te lo aspettavi, eh? Secondo me all'indietro devi fare. Allora, se colpisco via dietro sono 5.000 euro di danno per totem alla mia. Ma più pare, ma più pure. Bastava stare zitto. Guarda Teo, il segreto era quello. Ferro è un pippone, ma era, ci sarà la videocamera. Abbiamo segnato tutti i LeBron Ferro. Abbiamo segnato tutti i grandi di non fare. Vabbè, tirita sopra il canestro, dai. Queste critiche qua. Ho 40 cm di gambe in meno. Dai, però. L'ultimo lo facciamo dopo aver girato 5 volte su noi stessi. Che dici? Vai. Va bene. Così. Ah, così, sì, così mi ammazzo. Aspetta, 3, 4, aspetta, 5. Ma che non peccare. C'è una mano. La sfida era girare 5 volte su 6. Sono ucciso. Ho fatto canestro. Ho incontrato la coca al giro. Ho fatto canestro quasi. Posso fare 5 giri della palla così. Devo fare, no, se faccio fare così io cado per terra, ragazzi. Vai. Cioè, sapete che volo che rappresenta per me? Esce il buco dall'altro lato del mondo. Cioè, io posso fare una cosa a sorpresa. Niente. Non è tanto. Tu la senti di fare 5 giri? Certo. 5 no, però 3. Come 5 no? Se fai 3 ne fai 5. Io sono un bevitore di spritz professionista. Allora, se 15. Sei forte lo fai tenendo una palla sopra l'altra. E qual è il tiro delle due? La tua porta sfiga, il tiro della prima. Non ce la farei mai a fare 3 giri così. Però li faccio piano. Il problema è che guardi tu. No, ma che cosa sotto vestire comunque? Uno. Porco. 3? Quanto sono? No, 3. 4. Ancora uno, ancora uno. 5. 1. 10. Anch'io. Ping pong, dai. L'ultimo così per il meme. C'è un provato a sabotarti anche. Io e il carburatore, anche i più giovani, contro i due boomeroni. Ciao ragazzi, siamo qui con Ferri. Ciao. Oggi andremo a fare qualche domanda ai replayers sui videogiochi e scopriremo quanto ne sanno di Brawl Stars. Vediamo, vediamo. A chi assomiglia? Frank? Eh? Tu lo sai? Frankenstein. Ah, Frank. Si chiama Frank. Ah. Però dai, ci assomiglia. Sì, sì. Se io ti faccio vedere questo personaggio. Lo conosco. Rey Mysterio? No, scherzo. Rey Mysterio. Questo personaggio lo conosci? Come si potrebbe chiamare secondo te? Mario. Allora, ci sei andato vicino, si chiama Chuck. Ok, qui abbiamo dei personaggi di un gioco. Sapete che gioco potrebbe essere? Ah, forse sì, qualcuno sì. Allora, questo è Futurama, secondo me.
Allora, dopo tante ricerche abbiamo trovato un ragazzo che sembra essere proprio un fan di Brawl Stars. Come ti chiami? Mi chiamo Antonio. Ciao Antonio. Allora, mi hai detto che giochi a Brawl Stars, che è il tuo gioco preferito? Sì, sì, bellissimo. Ovvio che lo conosco, lo uso sempre. Come si chiama? Baggy. Come? Baggy. Beh, ha sbagliato leggermente la pronuncia, è Larry e Lori. Ok, però... Vabbè, quello, sì, quello okay. Là. Adesso devo accendere un altro, che è lui. Guarda, oh, guardalo bene. Questo è scarso. Come si chiama però? Tontum, T-O-N-T-U-M. Ti ringraziamo per il tuo tempo e ci passiamo oltre, per favore. E quindi eccoci giunti al termine anche di questa seconda giornata. È stato un bellissimo Replay Exchange 2024. Tanta tecnologia, ma a me è piaciuto particolarmente conoscere un sacco di persone nuove. E a te, Carburatore, cosa ti è piaciuto? Sinceramente la cosa migliore è stata Ameca e come puoi parlare con lei. Invece per te, King, cosa è stata la cosa più bella? Provare il visore Apple è stato spettacolare. E per la nostra Fede invece? A me hanno particolarmente colpito le tecnologie dei cani robot e dei macchinari innovativi che ho visto in azione. Perfetto, quindi da questo Replay Exchange è tutto. Ringraziamo ancora il nostro team Replay Totem e ci becchiamo il prossimo anno. Ciao!